sono andati al ristorante durante la loro gita veneziana, hanno preso 4 bistecche, come ci ricordava Catherine che ha studiato il menù, una bottiglia d'acqua a questo punto, una fritturina di pesce, una hanno sola. Pagato 1.143 euro. Madonna santa! La faccia sconvolta del nostro pubblico, che Salvatore dovrebbe inquadrare. Come è possibile? Se le cose stessero in questo modo, sarebbe indifendibile nel modo più assoluto, perché situazioni di questo tipo feriscono quasi 300.000 imprese, 1 milione di addetti ai lavori che dalla mattina presto, alle 3, alle 4 fino a notte fonda, lavorano per dare un servizio che, come veniva detto prima, è il più apprezzato al mondo. La cucina, il cibo, lo stile italiano è uno dei motivi di attrazione del nostro paese. Ma cosa c'era di speciale in queste bistecche? Beh, io ho informazioni un pochino più dirette. E che cosa? Non sembra, anche se c'è ancora un'indagine, oggi il locale è chiuso, delle informazioni che ho sembra che le situazioni non stiano proprio in questo modo. Oltre alle 4 famose bistecche fiorentine che io, venendo da Firenze, mangiatele in Toscana, a Firenze, che è meglio e costano di meno. Ottima idea. È nostra. E ci sono, sembra, 4 aragoste, sembra che ci sia altro pesce, sembra che ci siano diversi montalcini e probabilmente, al di là del tutto, se è avvenuta la trasparenza, e questo è da verificare, quindi con menù, con listino, con tracciabilità, perché la certezza è quella cifra che è certificata dalla carta di credito. Allora, no, Trepiletti, io la devo interrompere subito. Qui dovresti intervenire immediatamente. Voglio dire... Ma solo per il fatto che manca lo scontrino, eh. È di un'assoluta gravità, di cui l'ho detto prima e lo riconfermo. Noi non rappresentiamo e non rappresenteremo mai chi non rispetta il valore etico, della correttezza. Il più grande patrimonio di un ristorante, di un bar, è il cliente, che con la scelta e con la fidelizzazione, diversamente il locale chiude, muore. Però occorrerebbe anche riflettere. C'è una guida che ha accompagnato queste persone. Riflettiamo. Se una guida porta delle persone in un ristorante, dovrebbe tutelarle anche da eventuali fregature. Vuol dire che c'è un rapporto di conoscenza, c'è un rapporto di fiducia, c'è un rapporto di garanzia. Certo. Se no, vuol dire che qui c'è da fare altre riflessioni. E allora, siccome l'immagine del nostro paese, della cucina italiana, insomma, è legato a dei valori, a della correttezza, a un sistema di accoglienza in cui un po' tutti ci dobbiamo sentire responsabili, perché non si porta delle persone però, in luoghi che non condividono dei valori. Infatti poi chiederemo anche alla nostra Sara.